Al fuoco! Dangoset, che invece aveva dormito come un agnellino, ci ha preso per pazzi e ha minacciato di fermare il viaggio se non ci fossimo calmati. Così ci ha portati a fare colazione, ma anche quella è stata interrotta. Cosa deve fare un povero e onesto halfling per fare un pasto decente? Questa volta da una donna terrorizzata il cui villaggio stava venendo bruciato. Senza pensarci troppo ci siamo lanciati in un salvataggio disperato, coinvolgendo anche qualche paesano e un giovanotto appena entrato nella guardia. Arrivati al villaggio abbiamo trovato goblin ovunque, nelle case, nelle strade, sui tetti! Abbiamo combattuto duramente e quasi tutti i bravi paesani ci hanno rimesso la vita. Anche noi ne siamo usciti maluccio, ma grazie alla spada di Alexander, la magia di Sebastian e il coraggio della giovane guardia siamo riusciti a uccidere tutti i mostricciattoli, anche quei maledetti sul tetto. Purtroppo però abbiamo perso un amico, il buon Dangoset. Mi ricorderò sempre di te e del barile di Bagman XXXXX che ho recuperato dal tuo carretto. Posso dar fuoco al villaggio? Puoi provarci? Ma le voci ti dicono di no. Solo quello si fanno capire le stronze. No, sto scherzando, non ti dicono niente. Non si capisce cosa ti stanno dicendo. Però le senti, senti queste voci nella testa. Io mi sto cagando addosso, però nella speranza che i dadi siano più clementi, riprovo a fare una percezione del magico, sperando che adesso abbia visto il cavaliere, magari qualcosa ci sia mosso. Dopo il vento come prima non c'è più, giusto? No, non c'è più il vento. Non c'è più il vento, non c'è più... Non c'è più vento, non c'è più nessun, okay, non c'è più luce, non c'è più nulla. Faccio un più uno, un magico, sento qualcosa, capisco qualcosa. C'è un vento della magia molto forte, prevalente. Non riesco a capire quale vento sia. No, non riesci a capirlo, ma c'è un vento della magia che prevale su tutti gli altri in questo momento. E capisco solo questo. Sì. Inutile un po' a me stesso, sono inutile a me stesso. Fate un test di riflessi visto che non sapete cosa fare. Eccolo là. Agility. Agility, yes. Ok. Guarda. Oh, fallisco di 6 più 2. Ok, delle mani scheletriche spuntano dal terreno e una delle mani ti afferra la caviglia e incomincia a tirarla. Adesso mi dovete dire soltanto la vostra iniziativa. 35. 26. 35 e 26. Ok. 35, 26. Ok. Allora... Vedete che dal terreno spuntano delle creature completamente scheletriche, le quali indossano delle vesti di cuoio, hanno degli scudi di legno tutti completamente distrutti dall'altra parte delle spade arrugginite. C'è un'araldica, quindi qualcosa che possiamo interpretare, giusto? No, sono mi sembra il momento di guardare l'araldica. No, era per dire, vengono fuori, ma lì sullo scudo c'era qualcosa che ti... qualcosa che ti salta all'occhio. Sembra il paesiello che guardi le araldiche. E lui non c'è, qualcosa devo fare. Ah, ok. Allora, Marco, a te la prima azione. Allora, io sono riuscito a schivarle, mentre invece Sebastian è stato preso da una delle... Sì, una delle mani gli sta tenendo la caviglia. Estraggo il pugnale e colpisco la mano che gli tiene la caviglia. Ok, vai. Ecco, il pugnale su scarso rispetto all'arco. Io mi pugnale in una coscia, dentro un mago di pop. Meno 2. Ok, perfetto. Fai pure i danni su Francesco, lo colpisci. No, Francesco, scusa. Nel tentativo di colpire lui, purtroppo la gamba di Sebastian si muove perché lui sta cercando di liberarsi e tu per sbaglio lo colpisci proprio sul polpaccio. Ok, è un 3. Quindi un danno perché ho toughness 2. Ok. Intanto mi metto il danno. Ah, scusa Sebastian! Lasciami che mi aiuto da solo, grazie. Ok, Sebastian, è il tuo turno. Però
provo a prendere a bastonate la mano o fare leva col bastone sulla mano scheletra che mi tiene per liberarmi. Ok, vai. Cosa? Bene. Non ho capito, Umbers, cosa tiro per fare? Melee. A melee, certo. Sì. Melee, melee. Fallisco solo di due. L'hai colpito. Più uno diventerebbe zero, quindi gli fai un danno. Ok. Va bene. Vedete che gli scheletri si avvicinano a voi barcollando. Allora, quello che sta uscendo dal terreno tenendoti per la caviglia ti attacca. Fai un test di melee, Fra. Test di melee sempre, giusto? Yes. Zero. Ho ok. 44. Ti riesci a colpire, bene. Ti riesci a colpire e fa... ti fa 8 danni, a cui devi sottrarre la tua armatura sulla parte che non hai, ok? Sulla parte... lui ti sta colpendo alla gamba destra, quella che ti sta trattenendo, te la colpisce, dove anche Marco ti ha pugnalato, di fatto. Giusto per amputarti una gamba. E devi anche sottrarre a questi danni anche la tua toughness, decina. Ora quindi non sottraggo niente. La tua toughness quant'è? 26, quindi sottraggo 2. Quindi esatto. Sono 6 danni. 6 danni. Yes. Marco, anche tu vieni attaccato da uno scheletro. Fai un test in melee anche tu. Porca troia. Meno 2. Aia, ok, allora ti farebbe, ti colpisce anche questo scheletro, ti colpisce la gamba destra, ok? No, è a 8, ti colpisce la gamba destra e ti farebbe in questo caso 10 danni, però gli devi sottrarre l'armatura della tua gamba destra e la tua resistenza, che è 3, quindi prendo 7, avevo già una ferita, vado a 8. Ok. Gli altri scheletri si stanno avvicinando a voi. Io sono gravemente ferito, eh. Ok. Ci sono... In questo momento avete due scheletri contro, uno a testa, e altri tre scheletri che si stanno avvicinando a voi. Tocca a me. Tocca a te, Marco. Quello che ho più vicino a me, provo a colpirlo. Ok, vai. Quanto hai fatto? 88. Non lo colpisci. È un doppio. 88 è anche un doppio, sì, accidenti. Terribile. È un doppio della serata negativo, lo vorrei far notare. Già. È partito benissimo. Concluderemo meglio. È la mancanza del paesiello, volete dire? Ok. È brutto da dire, ma ci serve il cool dal paesiello. Esatto. Allora. Il culo a lui per primo. In sostanza, Marco, succede una cosa orribile perché di fatto non solo non riesce a colpirlo, ma mancando completamente sei totalmente sbilanciato e finisci a pancia per terra nella pozza di sangue che avevi visto per terra. E fai un test di cool. Zero. Ok, riesci a malapena a trattenerti dall'essere completamente nel panico e dallo spaventarti per colpa di tutto ciò. Fra, tocca a te. Io carico Drain, vedo se riesco a fare l'incantesimo. Vai. Zero, quindi passa. Ok. E gli faccio 4 danni e dovrei recuperare un punto felice. Ok, vai, recupera.
danno uno scheletro che immagino gli facciano ciccia. Gli hanno fatto male. Comunque. Ho ancora 4 punti ferita, adesso che ne ho recuperato uno, poi tu. Ok, tocca agli scheletri. Allora, il primo scheletro su di te, Fra, fai un test di D. Regali, c'è da dire che io sto tirando dei dadi incredibili comunque oggi, eh. Fai abbastanza schifo perché... io faccio 69. 69, quindi ti colpisce e ti farebbe 8 danni. Meno 2, 6, vado a meno 2. Ok. Meno 2, quindi. Meno 10, in totale ne ho 12, quindi 12 danni. Sì. Allora, adesso quello che tu adesso hai come situazione è questa. È la seguente. Ok. Adesso sei prono. E fino a che non ti torni a una ferita, ok? Questo significa che ottieni anche la condizione unconscious, quindi perdi conoscenza. Fintanto che non riprendi una ferita. A meno che qualcuno non ti faccia non ti dia una cura. O insomma, fin tanto che non ritorni a un punto vita, di fatto non puoi riprenderti, cioè Faccio niente, quindi Marco divertiti. sei svenuto. Però aspetta, hai una ferita critica che dobbiamo tirare adesso. Tira un D100. Tra. Non lo dire. Tira un D100. Prendi il cuore delle carte. Devi tirare tu un Tra. D100. Ah, io devo tirare un Eh 200? sì! No, Ah, avevo capito Marco. no, no, io sono ancora vivo intanto. Ho fatto 3, adesso mi tiro di un baffanculo. Praticamente hai la gamba completamente squarciata da un enorme taglio che ti è stato fatto e hai meno 10 a tutti i test di agilità. Segnatelo su un Questo qua non foglio. mi interessa più di tanto. Vabbè, ma segnati su un foglio che fin tanto che non ti fai curare questa ferita critica è meno 10 all'agilità. Ok, per il momento sei non cosciente. Marco ti attacca lo scheletro che avevi, fai sempre un test di melee per vedere cosa No, non succede. vuoi sapere cosa ho fatto. Quanto hai fatto? Tu non lo vuoi sapere? 100. 100! Sfiga. Momento migliore. Che sfiga. Ok, allora, forse ragazzi è arrivato quel momento di utilizzare magari qualche punto fato. Un personaggio nuovo. No, magari. Mettere la scheda. È venuto il momento di mettere la No, scheda. ragazzi, cioè, nel senso, vi dico, con i punti fato, per esempio, spendendo i punti fato, si può scegliere di fare una di queste cose, ve le dico così le sapete. Il tuo carattere, se il tuo personaggio è stato reso KO, morto o tipo proprio ucciso, eccetera, eccetera, il tuo personaggio sopravvive, non importa quale sia la circostanza, l'incidente fatale, ma non prende più parte all'incontro, ok? Oppure si può spendere un punto fato per evitare completamente il danno che si è subito, ok? Insomma, in sostanza è come se miracolosamente evitate il danno, ok? Cioè schivando, cose del genere, si può spendere un punto fato per schivare il danno. Indeciso. Ovviamente, qual è la differenza? Che la prima delle due condizioni è: voi siete morti, ma sopravvivete alla morte e quindi siete in grado di mantenere il personaggio. La seconda opzione vi permette di sopravvivere allo scontro per continuare a combattere, ma potreste morire in seguito. Esatto, cioè più che altro ti dico, io lo spenderei anche il punto fato, però... Se il turno dopo mi attaccano in praticamente quattro scheletri, non so quanto mi convenga.
Perché il problema è che il tizio, avendo fatto 98, ti prende. Proprio dire, se lo schivo adesso, proviamo a utilizzarlo. Ok. Lui ti colpisce, ma tu lo riesci comunque miracolosamente a rotolarti per terra e schivare l'attacco dello scheletro. Ok. Tocca a te, Marco. Provo a colpirlo, ma faccio un meno 3. Ah, scusa, meno 2. Meno 2. Quanto? Ok, hai fatto meno 2. 58. Ok, lo colpisci comunque e hai un vantaggio. Ma il vantaggio non ce l'hai soltanto se vinci e superi l'avversario? Il vantaggio ce l'hai quando riesci ad avere. Solo quando riesci a sconfiggerlo, ok. Quando riesci a superarlo nella prova opposta. Ok. E quindi in totale sono 3 danni. Totale 3 danni, mi sembra un po' poco 3 danni però, stai attaccando col pugnale. Sì. Ci devi mettere anche il bonus forza. Ho uno di bonus forza e 2 di danno del pugnale. Ok, più Sono un halfling. più il livello di successo che in questo caso, avendo quanto hai fatto tu col Meno 2. tiro? Meno 2, quindi i livelli di successo rispetto a lui sono 3, quindi hai fatto più 3. Ok, no, pensavo, scusami, io avevo capito proprio male quello che c'è scritto nel Eh no, manuale, perché quindi. è un test opposto il combattimento. Quindi, a differenza delle altre cose, non è basato solo Solo sul mio sull'attacca. tiro di dado, ok? Avevo capito che fosse solo basato sul tiro di dado. No, perché si contrappone sempre, è un test contrapposto il combattimento. Allora, 6. Ok, 6 danni. Ok, hai conciato abbastanza per le fesse questo scheletro che barcolla all'indietro. Va bene. Bah, ok, In caso però sei allora. tu che ci devi dire il livello di successo. Sì, certo. Allora, Fra è sempre unconscious, quindi lo scheletro ti prova ad attaccare a te, Marco. Quindi fai tu un test di melee. Sempre meno 2. Sempre meno 2, non ti colpisce. Ne ho fatto ancora 58. Ok, gli altri scheletri vedi che stanno trascinando il corpo di Sebastian, lo stanno portando via. Vorrei fare qualcosa, ma sono già messo male io. Ok, tocca a te, Marco. Più 0. Più 0. Wow, hai fatto un bel più 4. Meglio che ho fatto che cos'è, quindi Hai sono 7 danni. fatto più 4, quindi riesci a distruggere lo scheletro con cui stai combattendo. Vedi che lo spacchi e tutte le ossa si crollano per terra. E comincio a correre nel panico. So che magari non è proprio furbo, ma nel panico comincio a correre dietro Sebastian. Ok, va bene. Nel momento in cui praticamente vedi che gli scheletri che lo stanno trascinando vedono che li stai inseguendo, uno di loro smette di trascinarlo e si Mi para da, attacca. e si prepara davanti a te per attaccarti. Vai, test di melee. Non ci credo. Più 2. Ok, non ti colpisce. Non riesce a colpirti, ti manca completamente, riesce a schivare il colpo in maniera netta proprio. Tocca a te, Marco. Allora, io uso il mio vantaggio. Vai, ti dai più 10 alla prova. Perché voglio salvare Sebastian. Fatto 9, quindi è un più 3 più 1 che mi sono dato, quindi è più 4. Quindi hai fatto in totale più 3. No, più 4 in totale. Sì, più 3 perché devi Ah, confrontarlo con il vedi, mio con di tiro. lui, ok, perfetto. Quindi hai fatto più 3 in totale. Fai danni. Ok, Sono 6 danni. riesci a uccidere anche questo.
che era già stato ferito da Francesco, e si, vedi che le ossa esplodono a terra. Mi aspetto una rappresaglia degli antischeletri. Loro stanno trascinando il corpo senza coscienza del buon Fra. Sarà salto addosso un altro. Ok, quindi li rincorri. Perfetto, vai. Adesso ho una domanda. Avendo vinto questo scontro, lo riguadagno subito il vantaggio? Certo, hai un altro vantaggio. E allora vado ancora. Vai. E mi va anche bene perché avrei fatto meno uno e vado più zero. Ok. Questa volta però lo scheletro riesce a deviarti il colpo con lo scudo e non riesce a colpirlo. Lo scheletro ti attacca. Tira pure anche tu. Più uno. Ok, anche nonostante fate una piccola danza tu lo scheletro, perché lo scheletro riesce a pararti il colpo di daga e in risposta prova ad attaccarti con la sua spada, ma tu riesci abbassandoti a schivare il colpo. Vai. Prova a tirare un altro colpo, stavolta non ho più uno. Non hai adesso vantaggi. Meno due. Ok, purtroppo diciamo che dopo la tua schivata provi a colpirlo, ma lo scheletro riesce a utilizzare questo tuo movimento azzardato per darti un colpetto con lo scudo, tale per cui diciamo perdi per un attimo l'equilibrio. Fai un test di MD. Più due. Ok, perfetto. Allora, nonostante lo scheletro sia riuscito a sbalzarti leggermente, a farti perdere l'equilibrio, sei molto abile a sfruttare questa perdita di equilibrio per buttarti sulla schiena ed evitare completamente il colpo, l'attacco successivo dello scheletro, e rotolando su te stesso riesci poi a rialzarti. Sporco di sangue e di fango. Sì, sei sporchissimo, vai, attacca. Questo è un brutto, 89, quindi meno 5. Meno 5, niente da fare, lo scheletro sembra mantenere una difesa impenetrabile. Intanto con la coda dell'occhio vedi che Francesco viene trascinato dentro a una delle case. Tocca allo scheletro attaccarmi. Yes, fai il test di MD. Meno 1. Ok, lo scheletro non solo ti manca, ma sembra quasi per un attimo perdere la sua integrità e una delle gambe gli cede. Ok, prova ad approfittarne. Vai, hai ottenuto un vantaggio comunque se vuoi usarlo. Vada, no, 95. Ok. Quindi sono meno 6. Niente, lo scheletro non si para il colpo con lo scudo in pieno. La tua daga però purtroppo non solo viene parata, ma si conficca nello scudo dello scheletro. Tocca lui attaccarmi? Yes. Nel frattempo estraggo l'altro pugnale. Ok. Fai il tiro di melee. 95 un'altra volta. Aia. Meno 6. Aia. Questa volta ti colpisce e ti fa 7 danni. Posso usare sempre lo stesso combattimento un altro punto fatto? Penso che tu possa farlo finché ne hai, sai? Perché altrimenti andrei a 0. Puoi farlo fin tanto che ne hai. Vado a 0 come punti fatto. Li usati tutti e due. Ok. Sì. Col secondo pugnale provo a colpirlo. Vai. 97. Sempre meno 6. Ok. Meno 6. Quindi questo fa meno 6 anche lui. Niente, non riesce a colpirlo, ma non succede nulla di particolare. L'altra tua daga è rimasta infilata nel suo scudo. Sì, nello scudo finché non lo tiro fuori. Faccio il melee per schivare. Ok. Più uno.
riesci a praticamente a schivare il colpo, ottieni un vantaggio perché praticamente riesci a schivare talmente bene che lo scheletro sembra quasi non sapere più dove sei. Provo ad attaccarlo usando il vantaggio. Vai. Quanti hai fatto? Meno 4. Ok, compreso il vantaggio. Compreso il vantaggio. Ok, lo riesci a colpire, però hai fatto più zero, cioè hai fatto più uno, scusami, come differenza di livello. Ok, allora a questo punto sono 4 punti feriti. Ok, lo scheletro ora ti risponde. Uff. Meno 2. Ah, ottieni un vantaggio perché riesci completamente a schivare il suo attacco e di nuovo lo scheletro ti ha perso di vista. Sfruttando la tua agilità, prendi gli stai danzando attorno e lui continua a perderti di vista. Prendendo scapolette e questa volta è interessante perché è con il vantaggio un più 2. Wow, più due? Figata. Allora, qui l'SL è altissimo perché tu fai. Praticamente lo scheletro ti ha perso completamente di vista, non sa minimamente dove sei, e qua hai un più 8 di SL. Sono 11 punti feriti. Lo spacchi completamente. E corro nella casa dove è stato trascinato Sebastian. Ok, entri nella casa e vedi che ci sono un sacco di candelabri accesi. Allora, non fanno più i candelabri qua. Ci sono questi candelabri accesi e vedi che c'è una botola nel pavimento aperta e senti queste voci provenire da dentro la botola. Cerco di raccogliere il mio coraggio e buttarmi nella botola. Ti lanci giù così, a cannone, tipo banzai. No, prima di tutto guardo che cosa c'è sotto, poi se. Ok, vedi che sotto c'è circa 3 metri di altezza, di distanza da dove sei tu, ci sono una montagna di scheletri. Cioè una montagna di teschi, pezzi d'ossa e robe varie, non di scheletri, nel senso. Mi sono preoccupato per un attimo. No, 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 Ma sei simpatico. scusate. Mi scendo. Scendo Scendo perché voglio trovare Sebastian. Ok, vedi che c'è una piccola scaletta, tra virgolette. Ho già perso un amico, non voglio perdere un altro. Una scaletta, vedi, che c'è e ti permette di scendere giù. E arrivi praticamente su questo mucchio d'ossa. Facendo un pochettino la scena, replicando la scena di Gimli, che cammina sulle ossa, facendo. Provo ad aggiungere, guardarmi in giro e vedere se trovo una traccia di Vedi che questo Sebastian. è una sorta di piccolo corridoio in pietra con delle piccole fiaccole appese al soffitto. Gli spiriti non hanno bisogno delle fiaccole per vedere perché ci sono le fiaccole accese. Perché non ci sono solo spiriti. Proseguo nel corridoio. Ok. Cerco di capire se Sebastian è stato trascinato da qui. Ok, Percezione? vuoi fare un test di percezione? Sì. Zero. Più zero. Ok, senti questa volta una sorta di voce che sta parlando e sembra essere una voce umana. Riesco a capire cosa dice? No, da qui no. Senti soltanto che è una voce in lontananza, alla fine di questo tunnel ci senti questa voce. Allora mi avvicino in stealth. Ok, Ninja. fai una prova di furtività, che qua si chiama stealth, perfetto, su agilità. Perfetto. Meno 5. Ottimo. E Rotolando arrivo. purtroppo le ossa che sotto i tuoi piedi scricchiolano e fanno dei rumori molto strani e che rimbombano all'interno di tutta la grotta.
anche un rutto così almeno. Almeno completi la Sono cosa. legione. Completi la cosa, dici. Esatto. Ok. Niente, ti avvicini finché non arrivi alla fine di questa piccola, di questo piccolo tunnel di pietra e vedi che c'è una porta in legno con delle con, rinforzata con sbarre metalliche. Appoggio un orecchio e ascolto. Ok, senti, Mi piace, bella mossa. puoi fare anche un test di percezione se vuoi in questo caso. Più uno. Ok, senti una voce che dice tipo, maestro, io vi ho procurato tutto il necessario, il villaggio è ormai abbandonato da anni, maestro. La prego, abbia pietà di me. Ho catturato anche dei passanti. Potremmo utilizzarli per il nostro rituale. Maestro, la prego, non mi faccia questo. Non mi abbandoni. Sì, io credo che il loro sangue potrebbe bastare. Certo, maestro, non la deluderò. Non la deluderò. E senti che fa questa voce, poi si interrompe improvvisamente, fa no, no. Ah! E senti un rumore tipo come se di carne squarciata. Ok, sono preoccupato per i miei amici e stupidamente entro. Ok. La situazione che ti si para davanti è la seguente. Entri in una stanza con murature in pietra e vedi che, diciamo, legati e incatenati al muro ci sono Alexander e Sebastian. Sono stati legati con catene piuttosto spesse, vedi? E vedi che al centro della stanza un corpo completamente sventrato dall'interno giace al suolo in una pozza di sangue. Dall'interno. Dall'interno, sì, come se tipo i suoi organi fossero esplosi. E giace a terra in una pozza di sangue. La stanza è piena di bracieri e simboli arcani che non hai mai visto e non riesci neanche a comprendere. Mi frega anche poco in questo momento. La stanza ha un'altra porta dall'altra parte che è in questo momento socchiusa e vedi che una sorta di nebbia oscura si sta infilando dentro a questa porta. Corro, mi avvicino 4-4 ad Alexander e Sebastian e Ok. cerco di slegarli. Ok, sono catene. Immagina che hanno proprio ai polsi e alle gambe hanno delle, diciamo, dei, chiamiamoli Dei lucchettoni. ceppi, E hanno dei ceppi, ok. esatto, hanno i ceppi con dei lucchettoni Provo a e delle scassinare catene. il primo lucchettone. Vai. Ed è anche un più uno. Allora, chi ha iniziato a liberare? Alexander. Ok. Alexander, vedi che anche Alexander è privo di sensi. Sono entrambi unconscious. Riesci a liberarlo? Speravo che uno dei due fosse. È unconscious, anche Ok. Ok, lui. Riesci a lo liberarlo? libero. Provo a liberare anche Vai, tira. Sebastian. Ancora un più uno. Ok, riesci a liberare anche Sebastian? E adesso, mo, come li trascini di fuori? Cariolona gigante. Che fino a qui io sono arrivato, ma. La stanza è completamente vuota e risuona di voci altamente inquietanti. Niente, io pian piano, un po' uno, un po' l'altro, comincio a trascinarli verso fuori. Rifacendo la Guarda. stessa strada che hai fatto per entrare. Sì. Ok. Poi la scala non so cosa voglio fare, però intanto comincio a fare Diciamo che pressione. in un paio d'ore riesci a portarli entrambi alla scalinata. Ok, ho una corda io, fermo, ci guardo.
No. No, 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 non ho una corda. Ho due fiammiferi, posso poi dare fuoco uno dei due, però non credo sia utile. Ti avrei detto di frugarmi, ma non c'ho neanche io la corda addosso. Quello dopo in privato. Porcellino. Ma la scalinata è tipo una scalinata proprio scale oppure pioli tipo così? No, peggio, è tipo, sì, cioè sono dei pezzi di legno attaccati, sono delle zanche di legno attaccate al muro che fungono da scalapioli in sostanza. Prova a tirare su uno dei due. Sono disperato, sono stanchissimo, Oh. voglio riuscirci. Ok, prova a fare, devi fare un test, aspetta che ti dico di cosa. Io ho paura. Devi fare un test, è terribile il test che devi fare. Allora, Per un halfling direi di sì. devi fare un test di climb, ok? Devi fare un test di climb con meno 10, seguito da un test di pura forza con meno 10. Cambierei strategia così a naso, poi Ma perché vediamo. sappi che in tutti e due 17, quindi. Quindi già dovresti far meno di 7. Ci prova, Marco ci prova. Vai, climb con meno 10. Praticamente è un meno 3. Ok, non riesci neanche a iniziare la scalata della scalapiede. Il peso che stai portando addosso e l'ingombro di un corpo decisamente più grande di te ti rende impossibile salire. Gambe lunghe pesano troppo. Ma Marco, com'era? Non posso scendere nel salire, non Deve posso scendere scendere e nel salire. salire. Cazzo, bellissimo. Ascolta, io riesco a tornare alla porta, quella che avevo aperto con le sbarre, e provare a sabotarla in modo che non riesca più a uscire nessuno da lì. Potresti provare, però il problema è con cosa? Dovresti cercare qualcosa per poterla rendere inutile, cioè per bloccarla fondamentalmente. No, ma intendo proprio rompere la serratura in modo che resti chiusa, cioè proprio così, con un colpo di pugnale. Pa! Puoi provare a rompere la serratura, come a spanare la serratura, in modo Sì. tale che non funzioni più, non si riesca più Sì. a aprire con metodi tradizionali. Esatto. Ok, vai alla porta. Cosa mi consigli di tirare? Ma in realtà puoi semplicemente fare sempre un come se la stessi scassinando, ma ovviamente lo fai in maniera tale da rovinare la serratura. Meno due. Non ci riesci granché. Vedi che è piuttosto, come dire, è piuttosto massiccia la serratura e quindi non riesci a rovinarla, a spaccarla così Allora, facilmente. torno dai miei amici e resto in attesa sperando che lui si svegli, provo ogni tanto a dare uno schiaffetto uno dei due e vedere se si riprende. Vedi che sono conciati piuttosto male, soprattutto vedi che la gamba di Sebastian è ridotta parecchio male, ha un bello squarcio sulla gamba che per fortuna si è cicatrizzato, nel senso si è arrestato il sanguinamento, si è arrestato, però pensi che zoppicherà per colpa di quella gamba e quindi forse una volta sveglio potrebbe non essere in grado neanche di salire la scala. Aiello è ferito? Paisiello sembra, sì, è ferito, vedi che ha dei colpi, ha dei segni sulla nuca, da cui perde sangue, ma niente di grave, cioè è solo unconscious. Fra, tu invece fai un test di volontà. Sì. Willpower. Willpower. Più uno. Ok. Tu, Fra, ti ritrovi praticamente in una sorta di infinita stanza oscura, dove non ci sono pareti e non ci sono limiti. E vedi che l'unica cosa ti sembra di camminare come su dell'ossidiana, perché noti che c'è un tuo riflesso per terra.
in questa sorta di, forse più che ossidiana, come alabastro, molto lucido, che riflette la tua figura in questo nero assoluto. Capisco niente. Cosa vuol dire questa domanda, Fra? Vedi, questa cosa qui prima ero in giro con degli scheletri addosso, quindi ho ferito perdendo conoscenza e dice questa cosa e dico, ma che bello. Diciamo che per te questa cosa è abbastanza reale, la senti. Faccio? Trovo. Perché devo provare a fare perception, che tanto mi va male? Beh, non Provo a devi fare pensarla così, perception. vai. Ma Provo a fare perception che perception. tipo, fisica o magica? Ok, Immagino, per forza, insomma, va bene. sembra reale. Vabbè, sei, minchia, ho fatto più due, incredibilmente. Ok, immediatamente distingui un vento particolare, un vento strano, un vento che è molto affine a Shaish come vento, però è leggermente diverso. È come se questo vento fosse stato preso e rovesciato. E vedi che questo vento serpeggia, immagina come se vedessi un serpente sotto, in trasparenza, sotto al pavimento di alabastro che hai, sotto anche al tuo riflesso, e serpeggia come un enorme serpente sotto di te. Posso interagirci in qualche maniera? Esoterica, Beh, cosa intendi per interagire? posso attingere piuttosto che capire a che parte va, Puoi seguirlo. provare a seguirlo, puoi seguire la direzione. Provo a seguire la direzione. Ok. Anche perché da quello che mi dici, però non so se il mio personaggio lo può sapere, mi sembra il vento della morte, però portato dai vampiri. Non lo posso Potrebbe essere. sapere. Il mio personaggio non lo può sapere. No, perché in realtà, essendo un novizio, non ti hanno dato istruzioni su magia che non è quella, diciamo, dei collegi. E quindi Quindi. niente, nel senso, incuriosito comunque da questa magia strana che non conosco, eccetera, e provo a seguirla. Ok. E vedi che questa cosa serpeggiante, pian piano, ti porta verso una luce violastra. E questa luce violastra pian pianino aumenta di intensità. Man mano che mi avvicino, Sì. però non vedo nient'altro che non l'intensità della luce. Sì, questa luce violacea in fondo a questo nero infinito. Tu immagina come se fosse una stella nel cielo notturno. Continuo comunque ad avvicinarmi, cerco di capirci. Tu Marco volevi fare qualcosa? Ti era venuta magari qualche idea da Non mi è provare? venuta in mente nessuna idea. Ok. Sono praticamente accovacciato vicino ai corpi dei miei amici col pugnale sguainato per difenderli perché, e per recuperare un po' anche di forze perché immagino di essere sfinito. Ok. Tu Fra, niente. Il buon Sebastian cammina verso questa luce violacea e noti che pian piano vedi che per terra iniziano ad esserci dei granelli dorati, piccolissimi, Posso provare a molto molto toccarli? fini. Sì, Sento se sono sì. qualcosa di Vuoi provare più. a toccare per Sì, terra? Ok, cerco di capire cosa sono, sì. sembra essere della sabbia. Ma è una sabbia che mi reputo possa essere una sabbia normale o. Sembra essere sabbia. Ok, Me ne metto qualche tipo in tasca. Maschia, maschia, borsa. ti metti un po' di sabbia nella borsa. Sì, giusto perché dici, non so cos'è. A livello, cioè, toccandola così, non sento qualcosa di magico, niente. Quindi, nel senso, boh, è un posto strano, una roba strana, me la metto da parte, chissà. Un bucchietto, una roba del genere, una manciata che mi posso tenere in tasca.
Ok. poi proseguo verso dove è più intensa la luce, dove c'è il buco nero. Vedi che pian piano questi granelli di sabbia aumentano e incominci a camminare proprio su, come se fossi su della sabbia. Mentre prima erano dei granelli che sporcavano un pochino questo alabastro, adesso vedi che è proprio se stai camminando sulla sabbia e incominci a fare un caldo terribile. Non saprei neanche cosa fare. Se non proseguire non mi viene in mente niente, se non ho idea. Io ho sempre il topo in tasca. Poi Il topo non c'è. Non non c'è. c'è il Ma topo. che fai così. Provo a creare un serpentello. Ok. Vedo se qui, se non è un posto in cui si possono creare animali o potrebbero esserci quel tipo di animale, non mi viene, Ok, credo. sì, certo, ma Provo lo puoi stesso. provare, puoi provare. Marco, tu, se ti Provo viene qualsiasi idea da fare, provare, eccetera, eccetera, interrompici, lo stesso. L'incantesimo è Tranquillo, sì, passato bene. sto prendendo appunti su quello che sta succedendo a Frasto, lo sto Ok. scrivendo nel Sì. documento. L'incantesimo è passato bene, nel senso che Ok, crea un serpente. gli dico portami fuori di qui. Prendimi la strada, E il serpente. sbarrami passo. No, il serpente in realtà prosegue dritto davanti a te. Ok, e noti che fa sempre più caldo, e questa sabbia alle volte c'è un vento caldo la sposta sulla tua pelle, cioè come delle sorte di tempeste di sabbia te la trascina nelle occhie, nelle orecchie, dappertutto, e tu stai camminando, camminando, e man mano Mi questa... tiro sul cappuccio, cerco di proteggermi. Sì, certo, e in lontananza intravedi qualcosa. Come se fosse una città. Ma con Antani e scappellamento a destra, vero? No, un'enorme città, vedi? Vado verso la città. C'è qualche cosa, riconosco qualche cosa della città, nel senso qualche simbolo, forma, qualcosa che ho già visto. Non, è una città, cioè, la cosa strana è che è un po' una visione onirica. Sai come, per dirti, sai come quando il calore deforma le immagini. Esattamente così tu vedi questa città, nel senso è deformata come dal calore dell'aria e non riesci a Senti, non distinguere sono le forme. perfetto. Però vedi che è gigantesca, si estende per chilometri e chilometri questa città. Un selfie non lo posso fare, quindi continuo a seguire il serpentello. Ok. Man mano che vai avanti ti ritrovi praticamente davanti a una parete di pietra obliqua che prosegue in altezza in maniera spropositata. Detto obliqua. Parete obliqua di pietra, sì. Serpente cosa fa? Il serpente entra de dentro a questa sorta di ingresso gigantesco che ha questa parete obliqua. Lo seguo, mi guardo intorno, sperando non ci sia niente di pericoloso, lo seguo. Ok, entri dentro e vedi che si dipanano da una prima stanza in cui arrivi, si dipanano circa 5-6 percorsi. Ok, Seguo sempre il serpente. il serpentello si infila in uno di questi percorsi e tu seguendolo ti fa attraversare questo posto che sembra sempre più rimpicciolirsi come dimensioni, tant'è vero che devi incominciare a camminare quasi chinato per seguire il serpente e fondamentalmente sembra essere una sorta di labirinto, un enorme labirinto. Vedi che a volte ci sono 3-4 percorsi da seguire, alcune volte riesci a intravedere
parti che hai già visto ma che non sono più raggiungibili perché ci sono buchi, diciamo crateri, sì, insomma ci sono scale che non sono, sono distrutte, cose del genere. Sono nelle miniere di Moria, insomma. Perché Più o meno. sono bassi i nani, quindi non riesco a entrare. Fin tanto che non raggiungi il serpente però più ti fa scendere nelle profondità di di questo labirinto. Fin tanto che non raggiungi quelle che sembrano essere delle prigioni. E fondamentalmente dentro queste prigioni arrivi e vedi che ci sono delle creature all'interno delle prigioni. Strutture che posso aver già visto, sa riconoscere o. Puoi fare un test di percezione. Sono nell'oscurità. Ok, Accendo la luce del bastone. Prima, perché se faccio qualche pezzo non c'è paura. sembrerebbero essere degli Ho fatto alien. 5, ragazzi, cazzo, dai, a tutti adesso i tiri buoni. 5, quindi si accende la luce. Sembrerebbero degli elfi. Beh, Buoni. hanno i capelli di colore molto scuro. Scusate, vi ho perso per un attimo stile paesiello. Cos'è che ha visto quella luce? Elfi, capelli Elfi, scuri. elfi dai, Guarda, tipo. elfi dai capelli scuri e sono completamente nudi se non per indossano alcuni stracci e sono tutti incatenati. Tenendomi a distanza di sicurezza, provo a chiedere. Voi chi siete? Come siete finiti qui? Sei solo un'illusione, vero? Come? Ti risponde l'elfo. Non ho capito. Uno Via. degli elfi ti risponde: tu sei solo un'illusione, vero? Non lo so. Non so dove sono e non so come sono finito qui. Qual Tu sei di certo un'illusione. è il tuo nome? E un altro dei prigionieri elfici gli dà una gomitata e fa: non parlarci, è solo un altro inganno. Ma loro sono dentro una cella? Sì. Il mio nome è Sebastian. Qual è il vostro nome? Non mi parlano più? Ti guardano un po' storti e fanno no, non parliamo con i mortali. Perché voi siete morti, invece? No, non ancora. E se vi aiutassi a uscire da questa cella, voi sapreste aiutarmi a uscire da questo posto? Noi non sappiamo uscire da questo posto. Come siete finiti qui? Siamo stati imprigionati tanto tempo fa. Da chi? E perché? E loro ti rispondono, ma tu non riesci a capire. E vedi che pian pianino questa immagine incomincia a sfocarsi. Cioè l'immagine di tutto il posto sono degli elfi. Tutto il posto, tutto quanto quello che c'è attorno a te incomincia a sfocarsi, a ritornare come nero assoluto, tutto attorno a te. Il serpentello che fa? Il serpentello è lì di fianco a te, ma non fa Non va più da niente. nessuna parte. No, è lì fermo. E si sfoca tutto, mi guardo intorno, non vedo cosa. Tutto sta svanendo. Ok. Non vedo segnali di pericolo o una via di fuga. Improvvisamente tutto quanto ritorna a essere completamente completamente nero, sei nel nero totale e non Ho vedi. sempre il bastone acceso, ma non vedo niente, quindi. Sì, cioè fa luce, ma intorno a te è tutto nero, non c'è nulla. E improvvisamente dal buio assoluto vedi praticamente questo viso che ti compare improvvisamente davanti alla faccia e ti urla. E tu improvvisamente apri gli occhi, ok? Il viso era quello che avevo visto prima sul cavallo all'inizio di tutto, quando sono entrato in ella, o non c'entra niente? No, è un viso che non riesci a riconoscere. Cioè, è un viso, però non ha idea, non ha delle connotazioni Vedo, vedo. fisiche. E apri gli occhi, cioè apri come gli occhi, ti viene ad aprire gli occhi, strabuzzi gli occhi diciamo, il jump scare che hai e vedi che
Davanti a te c'è il buon Otto che ti sta praticamente schiaffeggiando sulla faccia. Otto, cosa fai? Otto, per te sono passate 8 ore. Ok, ci sono rimasto, cioè sono praticamente morto in piedi. Sì. Ok, dico, Sebastian, siamo in pericolo. Cosa succede? Dove siamo? Sei stato portato via dagli scheletri che ci hanno combattuto. Ho trovato te e Alexander in una segreta. Sono riuscito a farvi scappare, ma credo che chi orchestra tutto questo sia ancora in giro. Ah, ha un dolore alla gamba. Che cazzo è successo? Sei stato colpito da uno degli scheletri, sei andato KO. Anche da te, in realtà. Comunque, comunque, mi affacciare la gamba. Fra, tu hai recuperato un numero di punti vita pari alla tua, al tuo bonus di resistenza di toughness di T. Quindi vado a zero. No, solo zero. Vabbè, uno allora. Okay, hai un punto vita. Yeah.